Benvenuti amici in questo nuovo vlog. Davanti a voi tre persone molto incazzate e molto molto competitive. Decisamente. Alla mia destra lo sfidante numero uno, nonché il perdente numero uno. Che sei? Diego Caverzasi. Alla mia sinistra lo sfidante numero uno e mezzo, nonché perdente che perderà ancora di più del perdente numero uno, Alberto Nasta. Io... mi sembra che ieri le cose non, siano andate in maniera non, differente. Non. Che cos'hai da dichiarare? Aspetta che sto abbassando. Serve... Era partito spavaldo. Più asfalto sul simulatore non batterà il mio record. Dico che non batterà il mio record. Secondo me abbiamo... E la spinnata! Sai quando prenoti la pista in modo che non ci sia tanta gente? E c'è tutti. E ci sono tutti. Sì. Okay. Qual è l'obiettivo della giornata? Sfidone sui kart sul ghiaccio. Sicuro battere lui. Devi sbattere lui è l'obiettivo. Ma il problema è che non si capisce come si fa a battere, perché è una pista in cui non ci sono transponder. Sì, non c'è sì, traguardo, non c'è semaggio. Cazzo. Chi si parte tutti insieme e chi arriva primo ha vinto. Non come importa le gare come. Di una volta. Esatto, non importa come. Che non sapevi se uno era doppiato o no, perché dicevi boh. Però dobbiamo partire con la corsa e saltare. Quando scade la mezz'ora, il primo che taglia il traguardo, indipendentemente quindi da chi sia. Potresti star fermo davanti al traguardo per esatto. Mezz'ora e vince. Allora, il format di questa giornata sarà molto semplice. 15 minuti di prove libere e 15 minuti di gara. Cazzo, c'è forte. Però questo sembra che vada. No, cioè. Allora... se tu parti con le aspettative bassissime. È quello che dico sempre anch'io quando tipo. Cioè, prima che fossi fidanzato, naturalmente mi capitava di uscire con una ragazza, io mi rendevo sempre come quello che dura 3 secondi. Che non... Poi se duri 5 è già vinto. Quindi noi partiamo con delle aspettative bassissime. Non passate più! E questo significa che per forza ci divertiremo. Esatto. Manca Ferro, che è in ritardo come al solito, e poi si martella duro. Allora, voi forse non lo sapete, se lo sapete perché avete visto il mio video, lui oggi è un po' rancoroso perché ieri si è preso una paga sul simulatore. Sono distrutto. Posto. Io. 24. E non gli va giù, no? Perché era il suo record della pista e lui dice nessuno batterà mai il mio record della pista. E l'ho battuto! Quindi oggi è veramente col dente avvelenato. Io mi aspetto tamponate da tutte le parti. Non c'è un cappellino un po' più sobrio? No. Con quel casco, se per caso non vinci, cioè... Thank you.
avendo delle serissime difficoltà e non so bene il motivo. Allora. Noi iniziamo. No, cioè. Vai, qual dillo. È la scusa di oggi? Nessuna scusa. Non ho spiegazioni, non capisco. Non capisco, sicuramente è un problema di assetto e del team. Ovvio. Non mio. Sospensioni troppo dure. Esattamente. Ma in tutto questo, io. Dove Diego? Tu, rivelazione del giorno. Tu ci sei quasi cappottato con un go-kart, Ti dico solo quello. Lui si è quasi cappottato. Minchia, era su appeso. Hai visto Ferro che ha sgheppato? Quello sopra la montagna. Ragazzi, potrebbe essere che io ho provato una scorcia a Troia. Sì. Attenzione. Lui rilassa. Quello va di brutto, io me lo tengo. No, ma non è perché va. Voglio vedere quanti chiodi ha sulle sue. Sentivi grip dietro? Io uso il tuo, perché io grip dietro non so neanche cosa vuol dire. Ascolta qua, facciamo cambio carti io e io. Vabbè, io ti assicuro che andava fortissimo. Io ci sto forte. Va bene, dai. Così vediamo. Se tu ci dai la paga anche con quello, sono famoso. Facciamo miscela, dai. Conosci miscela, dai. Cos'è miscela? Sto spiegando io. Fai miscela, mettiamo o così o così. Io sapevo mamma sciola. Beh, noi facciamo miscela. Qua sono un altro pianeta. Miscela! Miscela! Padre, primo. Sì, vuol dire inculata da tre persone. Miscela! Secondo. Carta, forbice, sasso. Lo parto quarto. Sale la competitività. Lente allora, trasparente in modo che vedete l'occhio. Cambio kart con Ian perché ha detto che il suo okay. No, non so, c'è un problema. No, voglio sapere se il problema lo sento solo io. Okay. Ok, andiamo a prenderle. Visto che ormai ho capito come stiamo. Allora, adesso hai il kart buono. Ok. Quindi non ho più scuse. Se perdo è perché sono inferiore. No. Non ci sono i chiodi. Che è successo? Non hai chiodi su una ruota. E chissà come. Ce l'avevo io. E chissà come mai ero girato ogni 3x2. Va bene, si fa più difficile la sfida. Ora ce l'ha l'altra volta. Io anche del cambio gomme. Forse ho capito cosa succedeva. Io non avevo i chiodi. Io giravo con le slick. Lewis avrebbe vinto lo stesso. Lewis c'ha anche un. Questa è una scena che si è già vista, fermi, Abu Dhabi, dove il campione va a congratularsi con l'altro. Bisogna dire
che oggi Ian Rock ha vinto. Ok. Ok, quindi può, come dire, placare il suo bruciore di stomaco della sconfitta di ieri. Vero, vero, vero. Diciamo che questa è la prova lampante che è tutto merito del kart. Ma fai a cagare! Io condivido perché ho fatto letteralmente cagare. Cioè, prima era scarso, adesso cambia kart, vola. Non è che prima ero scarso, prima avevo le slick e adesso no. Come in tutti gli sport di motore, in tutti i motorsport, chiaramente il mezzo ha la sua parte. Il pilota molto di più. È stato speronato una certa da uno con una giacca bianca. Non so bene chi. Ah, è andato via. Ah, ok. Devo dire che tu che ti fermi. Ho provato solo per ostacolare lui. No, no, tu lui. Poi ha fatto uguale lui con me. Ho provato e ha avuto anche il coraggio di strappare il nastro dentro, guardo il mio posto. Allora, ha vinto lui. Ho vinto io, infatti. Questo sarà probabilmente l'inizio di una nuova miniserie che sarà sfido Nasca in tutto quello che si può fare. Diciamo che potrebbe intitolarsi Perdo contro Nasca in qualunque cosa ci si possa sfidare. Dato ma che hai... No, fermi tutti, non si fa il podio? No, no. No, sono d'accordo. Va bene, non si fa il podio. Bene, direi che per questo video è tutto. Questa è la crew che si riunirà per qualche altra sfida. Ciao, grazie! Ciao.